Una donna maltrattata dal proprio compagno tra le mura di casa in via Capra a Piacenza con l'intervento della squadra volante è l'ultimo caso che risale a ieri sera. A riferirlo è stato il questore Filippo Guglielmino stamattina durante il convegno Questo non è amore, organizzato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne nell'aula magna della scuola Allievi Agenti in Viale Malta. Poi il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella, ha spiegato che il nostro territorio riporta un numero elevatissimo di codici rossi, cioè soggetti deboli che subiscono violenze per atti persecutori e maltrattamenti. Nei mesi di luglio e agosto, ad esempio, ci sono stati 104 casi, più di uno al giorno. Cosa succede ai ragazzi, a voi, ai ragazzi che assistono a questa continua violenza? Delle due l'una, o succede che diventano dei santi perché rifiutano, aborriscono qualsiasi tipo di violenza, o peggio, iniziano a pensare che quella sia la modalità corretta di rapporto tra mamma e papà. Pradella lo ha detto davanti a una platea di studenti delle scuole superiori. Il procuratore capo ha poi citato un altro fenomeno particolarmente sensibile nella fascia delle nuove generazioni, il revenge porn. Diffondere un filmato di questo genere, e ce ne sono capitati a Piacenza, ce ne sono capitati tra minorenni e tra minorenni e maggiorenni, significa potenzialmente rovinare una persona. Ma Pradella ha inoltre detto agli studenti di non chiamare le forze dell'ordine per sciocchezze, ma di allertarle per comportamenti davvero disturbati o pericolosi.